Amici del mio viaggio a New York, sono con Roberto da che stai a fare là. Cosa facciamo, Roberto? La focaccia al formaggio, detta anche focaccia di Recco, poi non ci potrebbe dire focaccia di Recco, quindi la chiamano focaccia al formaggio. Focaccia al formaggio, stile di Recco, che non si può dire che non siamo a Recco, ovviamente. Ed è una, ti devo dire, ti ho chiesto di farmi vedere come si prepara, perché l'ho provata per la prima volta qua e ne sono rimasto veramente colpito. E quindi ho detto, voglio vedere questa specialità, una delle cose più buone mai provate. Salutiamo anche Dario. Buonasera a tutti. Dario, io mi sono innamorato di Genova e su questo prodotto sono stato a Genova, abbiamo provato a fare la focaccia con Angelo Compediello e Cesare Casella, famoso chef di New York e Lucca, e ci hanno fatto vedere come si fa la focaccia genovese. Il pesto e chiaramente la focaccia di formaggio. Stile Recco. Che formaggio ci metti? È uno stracchino, chiaramente questo è uno stracchino che non importato, ma fatto qua perché lo stracchino deve essere fresco. E questo è sempre italiano, perché è ben gioioso, fatto da una ditta italiana che sta in Green Bay, che è la famiglia Auricchio. E voilà. Stupendo. Qua adesso devi fare, immagino, la copertura, no? La copertura, questo è un impasto fatto con una farina napoletana, anche se non si chiama una super nuvola, e viene, l'impasto viene fatto in particolare perché viene fatto senza lievito. È senza acqua, lievito? Farina, acqua, okay. Acqua, farina, sale e olio. Stupendo. Facciamo delle riprese così dinamiche. Il famoso B-roll. Che nessuno sa fare le riprese così, vedi? Ecco qua ragazzi, vedete come Roberto ci fa vedere anche come si fa con elasticità incredibile nell'impasto. Sì? Come elastico, bellissimo, sembra seta, è particolare questo, molto. E voilà, abbiamo coperto. Che ci fai? I buchi, perché deve respirare. Buchini che deve respirare. Il formaggio deve uscire fuori. Stupendo. Roberto, ma quanti forni hai qua? Abbiamo 8 forni. 8 forni. Beh, questa è l'Accademia della Pizza e quindi noi insegniamo a fare i pizzaioli. Okay. Adesso una pennellata di olio extravergine di oliva. Quindi alla fine io, guardando la preparazione, mi rendo anche conto che fondamentalmente è un piatto semplicissimo. Molto, ma come tutti i piatti italiani, quelli buoni. Cioè non c'è tanta sofisticazione, no, cioè ci metti farina, formaggio, stracchino. Allora, la cucina genovese è una cucina particolare, devo dire la verità, io ne sono innamorato di Genova, in pratica quando sono andato, perché sono rimasto sconvolto da quando la semplicità di questa cucina povera, il Castelmago, tutte queste cose più particolari, tutte le focacce che fanno la farinata. Tra l'altro bellissima città, Genova, cosa stai facendo? Stai tagliando il... tagliando il bordo, quello extra. Città di mare davvero incantevole. Tagliamo il bordo. Hanno questa focaccia che loro mangiano a colazione, particolarissima. Senti, ma tu ce l'hai nel menù questa focaccia? Sì, facciamo sempre. E l'amano, piace? Moltissimo. E voilà, quanto tempo deve stare? 3 minuti. 3 minuti? Aspettiamo. Siccome ci abbiamo la fortuna, perché questa è cotta anche nel forno a legna. Cosa facciamo? L'ultimo minuto lo facciamo passare sul fondo. Bellissimo, lo facciamo vedere, dai. Quindi questo è veramente unica. Poi, e mo con questo impasto che fai? Diciamo che questo qua lo ricopriamo, lo possiamo riutilizzare. Stupendo, stupendo. Lo riutilizziamo. Con là, col dito del maestro, osserva che la cottura sia perfetta. E voilà! Aspetta, adesso vado nell'altro forno. Vai nell'altro forno? Seguiamo. Un minuto, hai detto? Sì, adesso facciamo un minuto, vai. Che bella. Che bella. Vediamo, sto scendendo, vediamo.
Wow, stupenda. Adesso che si fa? Vai. Grande. Sembra una cosa anche araba, volendo. Sembra una cosa medio orientale. C'è qualcosa di... Vai. Facciamo sedere. Come vedi, sì, ragazzi? E lì al tavolo di Piero, dai. Dammi il tavolo qua. Bellissimo, questo è il mio tavolo preferito. Bello, grande, immenso. Quante persone ci vanno in questo? Qua c'erano 12 persone. Vai, tagliamo. E uno. Quante fai? 8 spicchi, no? Facciamo 6. 6, fantastico. Stupendo. Adesso la proviamo. Grazie, Roberto. Ah, vedete come esce? Bello. Formaggiosissima, tra l'altro. Un'esplosione di formaggio, davvero. Mamma mia. Davvero l'adoro questa focaccia, da quando l'ho scoperta non vedo l'ora di andare a Recco per provare la focaccia di Recco. Questa è uno stile. Dario, com'è? Buono, io sono un po' vedi, mangio così. Dario è molto educato così quando mangia, va bene. Ah, che bello il cibo italiano, fa proprio venire voglia di vivere. Abbiamo anche un pezzo di margherita. E stiamo venendo qui a Brooklyn a vedere Medusa, un gruppo italianissimo. E voilà, amici. I Medusa sono dei ragazzi italiani che un paio di anni fa hanno avuto successo nel mondo della musica e ormai girano tutti gli Stati Uniti per portare il loro sound. Sono simpaticissimi, li ho conosciuti in questa serata, ho scambiato due chiacchiere e mi hanno detto come la musica possa cambiarti la vita e portarti a raggiungere risultati insperati, farti viaggiare, conoscere gente bellissima. Tanti tanti auguri a loro.